Sostieni la cultura. Basta un click su radioraccontiamoci.net. Entra nella nostra community. Il libro raccontato a cura di Enrica Bardetti. Il nostro uomo, l'eroe di questa storia, chiamiamolo Cacherù, che poi vuol dire amaro. Immaginiamo un uomo e poi un nome adatto. Oppure al contrario, immaginiamo il nome e poi l'uomo adatto. Per quanto poi tutto ciò si possa anche evitare, dato che il nostro uomo, l'eroe di questa storia, si chiama Cacherù anche nella realtà. Inizia così il romanzo che vi racconto, che poi è liquidazione del premio Nobel ungherese Imre Kertész, edito in Italia da Feltrinelli, nella traduzione di Antonio Donato Sciacovelli. Siamo in una Budapest di fine millennio, più precisamente l'anno è il 1999. Se poi vogliamo dare al momento una connotazione storica ancora più precisa, allora possiamo dire che è l'anno in cui l'Ungheria è entrata nella NATO. È una mattina soleggiata di inizio primavera, che Cacherù è nel suo ufficio, è in piedi davanti alla finestra e guarda la strada. Quello che i suoi occhi registrano sono marciapiedi tappezzati di sporcizia, mura di palazzi in disfacimento, passanti frettolosi chiusi in cupi pensieri e un gruppo di barboni che occupano in pianta stabile le panchine della piazza di fronte. È l'immagine di un'Ungheria appena uscita dal regime comunista, una nazione che ha perso i suoi punti di riferimento, un paese in liquidazione, appunto. Sulla sua scrivania ci sono diversi dattiloscritti, aperti fin dove lui li ha sfogliati. Cacherù, infatti, di mestiere fa redattore per la letteratura in una casa editrice che d'ora in poi non riceverà più i finanziamenti statali. E guarda caso, è in liquidazione. Fra tutti questi dattiloscritti ce n'è uno inedito, piuttosto voluminoso, fermo lì da 9 anni. E neanche a farlo apposta, il suo titolo è Liquidazione. È una pièce teatrale, una commedia in 3 atti di cui lui, Cacherù, è uno dei protagonisti, insieme a tutti quelli che hanno fatto parte della sua vita fino a 9 anni prima. Una commedia specchio della realtà, dove lui è un personaggio nelle mani dell'autore. Una commedia che racconta esattamente i fatti come si sono svolti fino al momento della morte di B, che l'ha scritta. Il suo amico B. Lo scrittore e traduttore geniale B. L'ebreo B, nato ad Auschwitz, che non porta il numero tatuato sul braccio come tutti gli altri internati, ma sulla coscia, perché non c'è spazio per tatuare un numero sul braccino di un neonato. B, sopravvissuto ad Auschwitz e anche alla dittatura. B, anomalia del destino, nato nelle viscere del male, convinto che il male sia il principio della vita e che il bene possa essere operato solo al prezzo del sacrificio della vita di chi lo opera. B, che aveva trovato nella morfina l'unico modo per continuare a vivere e che con una dose di morfina si è suicidato. Perché lo ha fatto? Si chiede Cacherù. E soprattutto, impossibile che se ne sia andato senza aver lasciato un romanzo, una testimonianza scritta di sopravvissuto o almeno un tentativo di dare spiegazione al senso dell'esistenza e del dolore. Perché, e Cacherù ne è convinto, a uno scrittore non è concesso di andarsene senza aver portato a termine la sua opera. Nel tentativo di dare una risposta a queste domande, Cacherù inizia la ricerca del manoscritto, perché adesso lui ne è certo, B deve averne lasciato uno prima di morire. E questa ricerca lo condurrà fino a Judith, l'ex moglie di B, che subito nega l'esistenza del manoscritto, poi però confessa di averlo letto e di averlo distrutto su richiesta di B, che voleva portare via per sempre con sé Auschwitz e tutto ciò che significa essere ebreo e deportato a Auschwitz. La storia contenuta nel manoscritto aveva un finale ambiguo, perché alle domande che stanno alla base di tutto è difficile dare una risposta. Può l'umanità continuare a vivere dopo aver concepito Auschwitz? Si può veramente capire cos'è stato Auschwitz se non lo si è vissuto? E ancora, si può liquidare una volta per tutte l'abominio di Auschwitz e decidere di tacerlo alle generazioni future perché non sappiano mai fino a che punto può arrivare la malvagità dell'uomo? Questo romanzo, giocato su diversi piani temporali e registri narrativi come lettere, testi teatrali e racconti, è una metafora di una realtà instabile e sempre in movimento. Liquidazione del premio Nobel ungherese Imre Kertész è un romanzo duro e amaro. Amaro che poi è anche il significato della parola Cacherù, che è il nome della voce narrante.
È il racconto della frammentazione, della perdita dei punti di riferimento e dello smantellamento di un mondo, quello del regime comunista ungherese, ma anche una profonda riflessione sulla malvagità che pervade l'essere umano. Tutti i protagonisti di Liquidazione sono anche i personaggi di una commedia già scritta. L'unica, la sola a non fare parte di questa commedia, l'unica e vera protagonista di Liquidazione è Judith, la ex moglie di B. A lei, che non ha vissuto in prima persona l'abominio dell'Olocausto, nelle sue mani di donna che ha il dono di perpetrare la vita, Kertész lascia la decisione finale. Ti piacciono i nostri racconti? Aiutaci a crescere. Entra nella nostra community. Sostieni cultura con un click. RadioRaccontiamoci.net